quanto ha detto Salvini. La prima cosa che ha detto Salvini e la prima cosa che ho detto anch'io nelle prime dichiarazioni, ovviamente non conoscendo ancora la dinamica dei fatti ed altro, è stata una condanna senza giustificazioni, con la richiesta di pene severissime perché ha compiuto questo gesto. Che sia molto chiaro, qualsiasi atto di violenza come questo deve essere perseguito, condannato e mai giustificato in alcun tipo di modo. Detto questo, non possiamo, la cosa che invece a me ma ha sorpreso, mi scusi, nessuno è andato a trovarli, nessuno ha sentito l'esigenza. Ma guardi, io non sono se fosse stato il mi contrario. Scusi, sa cosa sorprende? Sei che italiani feriti. Guardi, io non sono, io purtroppo da un nero io non sono nemmeno andato a trovare la mamma di Pamela. Mm. Non sono nemmeno andato a trovare i genitori o la ragazza stuprata a Rimini. Non è che uno deve andare a trovare, perché altrimenti sembra che si vada a trovare soltanto una parte. Non sono andato, considerando ovviamente quei fatti di Rimini, i fatti gravissimi e fuori, anzi, siccome dalla concezione umana del rapporto con gli altri. Chi taglia dopo non si sa chi è la colpa o meno, ma chi divide in più pezzi, addirittura asportando gli organi genitali del corpo della ragazza, penso che sia molto lontano da quello che noi concepiamo come umanità, esattamente come la violenza carlare di Rimini. Non sono andato a trovarli, cosa vuol dire? Li ho condannati gravemente, anzi, figuriamoci noi della Lega se non l'abbiamo fatto. Detto questo, a me sa cosa sorprende tutto questo dibattito? Che noi abbiamo delle nostre soluzioni, si possono condividere o meno, si può dire che funzionano adesso o non funzionano. Ne no, glielo dico. Andiamo prima no, glielo dico, però posso dire. Mi pare che si chiama dipende Bossi, se Bossi mi scusi, dopo se vuole entrare nella parte politica glielo rispondo e gli dico anche che non viene applicata. Ma detto questo, sa cosa mi sorprende? Che viene sull'ovvia e scontata tensione sociale che c'è sulla questione immigrazione. Non viene accusato chi non ha saputo gestire il problema o l'ha gestito male, ma chi denuncia quel problema. Siamo al paradosso. Perché voi pensate di averlo saputo gestire bene quando voi eravate sicuramente al governo? Io ricordo che quando noi eravamo al governo abbiamo diminuito nel 2010 del 90% gli sbarchi. Avete diminuito perché c'era l'accordo con la Libia. Abbiamo fatto gli accordi e abbiamo fatto non c'era stata la guerra in Siria. Mi scusi, e abbiamo fatto gli omicidi. La vedo molto agitata. Avete mandato la mamma a morire. Abbiamo fatto i respingimenti. Cioè, se non si dicono le cose come stanno. Ma le dico come sono state. Le ricordo, sono morti ma tutti, le dico, sono morti tutti questi respingimenti da voi. Ok, benissimo. Guarda, vedo il concetto qua, vedo proprio di pluralità e di confronto. Le faccio complimenti. Le dicevo, il 90% del crollo degli sbarchi è stato dovuto anche ai respingimenti che abbiamo fatto. In quel momento c'era Gheddafi, ma siamo convinti che si possono fare gli accordi. Come oltretutto, lo diciamo da anni, ha iniziato a fare il ministro Minniti. Non è che non ce ne sono, con chi li ha fatti? Con delle forze presenti in Libia. Noi abbiamo diminuito del 90% gli sbarchi e abbiamo l'Europa che ci dice vergogna, non potete farlo, non dovete fare gli spingimenti. Allora, mi scusi un attimo. E ricordo soltanto che quando prima si è parlato, chiudo, mi scusi, però è stato interrotto però più volte. Quando ha detto i bambini. Io ricordo soltanto i numeri del Viminale, non del manuale del prefetto Reghista, certificano che chi sta arrivando, il 90% sono giovani maschi. Va bene, il 90% sono giovani maschi. Altro che bambini. Al di là di. Massimiliano Federica, cosa ha da dire a questi ragazzi nigeriani che tra l'altro dobbiamo ricordare fuggono da una situazione di persecuzione gravissima perché Boko Haram ha occupato tutto il nord del Niger. Sì, mi permetto però di contraddirla perché principalmente l'immigrazione nigeriana che arriva in Italia, i dati ci confermano che arriva dal sud della Nigeria, a migliaia di chilometri di distanza dove c'è Boko Haram. Comunque è molto aumentata da quando c'è Boko Haram rispetto allo stato di Yobe dove è uno di quegli stati dove sono in costruzione di Boko Haram. In Nigeria, posso chiedere una qualche cosa? Responsabilità sulla condizione in cui Mauro, i nigeriani sono costretti a vivere? Mi scusi, secondo lei ce l'ha? È una mi scusi, domanda. Io le faccio una domanda. Posso finire esprimere un concetto? Ogni volta che parlo devo essere interrotto? Dopo io ascolterò lei, probabilmente non condividerò quanto dirà, ma cercherò di non interromperla. Benissimo. Vede qual è la differenza? Giusto. È una giusta considerazione. Quindi lei ha questi seconda cosa dico non è questione di colore della pelle. No, ma non è un problema di colore. No, ma è stato detto noi siamo ma non c'entra nulla. Ho capito, ma lei cosa dice a queste dico che se uno è entrato clandestinamente nel nostro paese non ha diritto di stare qua non può starci, indipendentemente se commette reati o meno. Dopo quello un altro discorso, parliamo dei numeri della delinquenza legata all'immigrazione, un altro discorso. Ma se uno entra legalmente e non ha diritto di stare, non può pretendere di rimanere qua.
perché altrimenti, come qualsiasi paese al mondo, sarebbe ognuno va dove vuole, ognuno fa quello che vuole, vorrebbe dire devastare paesi in tutto il mondo. Non è che siamo gli unici. L'Australia difende i propri confini, la Spagna difende i propri confini, la Francia difende i propri confini, gli Stati Uniti difendono i propri confini. Non penso che siano tutte delle nuove dittature mondiali, no, però semplicemente le è una cosa, cosa razionale. Che nel nostro paese pasticceri, anche se di andare in Australia, hanno dimostrato di essere pasticceri veri, sono stati accolti nel giro di 3 mesi, 4 mesi. Chi aveva un titolo di professionalità per arrivare ci andava. Ha perfettamente ragione, peccato che l'Australia fa i respingimenti. Da noi, perché loro hanno deciso di da noi invece no. Finché ma non blocchi l'immigrazione. Sì, mi scusi, ma finché non si blocca l'immigrazione irregolare, come si può pensare di aggiungere il decreto flussi? È ovvio che è impossibile. Ma lei come quando la mi arrivano l'immigrazione. Ma guardi, glielo dico in modo molto, almeno la mia opinione. Abbiamo testimoniato che sia dal Mediterraneo, ma sia dalle coste terrestri, noi subiamo un'immigrazione che è regolabile. No, ma quella che sta in Italia. Quella che in Italia, quella che in Italia. No, quella che in Italia bisogna fare una cosa: uno, fermare la follia dell'accoglienza diffusa. Noi sparpagliamo su territorio persone che non sappiamo chi intanto siano. Intanto quanti sono secondo lei? All'interno dell'accoglienza in Italia sono circa 170.000 persone, poco più di 170.000 persone. Quelle che sono nel giro dell'accoglienza. 170 milioni, sono una roba da ridere. Ma non c'è 70 milioni una cosa da ridere. È questione che non posso sparpagliare queste persone sul territorio. Perché infatti non so chi si siano. Si mettono in dei ghetti. No, bisogna trattarli con rispetto e dignità, ma finché non hanno la risposta alla domanda di protezione, non possono circolare liberamente sul territorio. Dove li terrebbe in questo? Ma si fanno dei centri, esattamente trattando con rispetto e dignità, ma non possono uscire, primo. Ci sono già i centri. Non a caso, nei CIE, quando li abbiamo fatti, abbiamo portato fino a 18 mesi il tempo di permanenza. Certo, perché era una sorta di lager. Diciamo. Ma che sorta di lager? Ma mi scusi, qualcuno è mai stato in un CIE? Io il CIE di Gradisca. Non ha nulla a che fare. Non li conoscete. Lager, sei stati nel CIE di Gradisca. Avevo gli occhi tappati. Prego? Avevo gli occhi tappati. È totalmente diverso rispetto al carcere, che in realtà è una situazione molto peggiore. Infatti non era un carcere, ma era un centro di identificazione ed espulsione. Dovete finire di dire che sono cattivi. Scusi. Non sono cattivi, sono dei poveracci. No, non possono circolare liberamente. Loro la dignità. Ma non è dignità, è questione che uno non può entrare clandestinamente. Non possiamo far passare il concetto che chiunque può entrare in Italia, perché lo salviamo loro e devastiamo il paese, se non lo capisce. Onorevole Federica, per fare chiarezza, lei dice questi 180.000 che sarebbero quelli in attesa del riconoscimento dello status politico. Ovviamente hanno lo status di rifugiato politico o la protezione sussidiaria, hanno il diritto quindi di essere protetti. Per fare chiarezza, dice questi 180.000 noi li mettiamo nei centri, insomma, chiamiamoli CIE, attesa di capire se... Esatto. E tra l'altro, parliamoci adesso, poi lo faremo vedere, spesso quelli che ottengono il riconoscimento poi in realtà non vengono seguiti in nessun modo, cosa che invece... Un altro discorso ed è un problema, perché spendiamo 5 miliardi per chi non ha diritto. Quelli che invece sono la maggior parte, perché se mettiamo che siano 500.000, prendiamo questa cifra di irregolari in Italia, con quegli altri come vi regolate? Noi avevamo fatto appunto il tempo di permanenza all'interno dei centri di identificazione e espulsione portandola a 18 mesi, portate da questa maggioranza a 90 giorni. Perché 18 mesi? Non perché ci divertiamo a tenere le persone 18 mesi. Ma molti non ci sono più. Ma le spiego perché. Ma, appunto, sono stati devastati, sono 4 e metà funzionanti. Perché serviva 18 mesi? Perché in quei 18 mesi noi potevamo fare tutte quelle procedure, anche in accordo con i paesi di origine, perché ha ragione. Non è che in un giorno prendi e fai respingimenti forzati, in accordo con i paesi di origine per procedere ai respingimenti forzati, esattamente come prevede la direttiva rimpatri del 2008 europea. La Germania ha respinto e rimpatriato lo scorso anno 75.000 persone, noi 5.700. Ne ha fatte più di noi la Svezia, la Spagna, la Gran Bretagna, 45.000. Sono profondamente contrario all'accoglienza diffusa. Le sto dicendo, noi non sappiamo chi siano queste persone, le sparpagliamo sul territorio nazionale. Sappiamo, persone entrate illegalmente? No, non sappiamo chi siano. C'è un'impronta digitale con un nome inventato e dichiarato. Lei stesso, lei stesso ha detto prima... Come si fa a rimpatriare in tempi rapidi? Perché gli stessi stati di appartenenza non li riconoscono. Figuriamoci, certo. Sappiamo chi c'è. E qual è la soluzione? Li sparpagliamo sul territorio. Non sappiamo se questi portavano i fiori ai vicini di casa in Nigeria o sono scappati dalle carceri libiche durante le primavere arabe. Non sappiamo chi sono. E dopo ci lamentiamo se la gente ha paura. Semplicemente ha paura perché il fenomeno non è stato gestito e queste persone, non sapendo chi siano, vengono sparpagliate. Secondo lei questo episodio potrebbe ripetersi? Mi auguro di no e non voglio pensare che possa ripetere una cosa del genere. Ovviamente qualsiasi cosa che possa andare nella direzione di qualsiasi stato violento perpetrato in modo così cinico, io non so poi se squilibrato o no, ma è da condannare a prescindere, comunque, non mi interessa. Squilibrato è un atto enorme. Non mi interessa, un atto da condannare. Detto, mi auguro che
tutti gli atti di violenza nel nostro paese non avvengano, ovviamente, perché tengo ma alla salvaguardia avere, del nostro... Ma potrebbe avere, come dire, innescato una catena ma per cui... Non tra penso 20 di poter... giorni ci ritroviamo nella stessa non credo situazione. Di poter ipotizzare cose di questo tipo. Avete assolutamente. Avete intervistato l'avvocato sì, tu di che Traini, dici, no? Potrebbe quindi, ripetersi. L'avvocato che difende Traini, persona secondo me onestissima, si è detto, e l'aveva dichiarato anche i giornali, allarmato degli attestati di solidarietà che tramite lui tante persone vogliono mandare a questo criminale. Sì, ma questo quindi vuol dire che vuol c'è dire, gente che lo rifà. Vede, io faccio la retorica, il sentimento, ma vuol dire che questo paese si sta gravemente ma, ammalando. Ma c'era di gente razzismo, che mandava messaggi capisce? In carcere. E che quei migranti quando dicano abbiamo paura hanno 100 volte più ragione di noi cioè, di avere paura. Ma cosa stai dicendo? Ma vai nelle nostre periferie con le donne che escono la sera se non hanno più ragione o meno di avere paura. Non facciamo solo... Volevo parlare solo delle donne che stanno in casa tu guardi e solo che vengono da uccisi parte. Dai loro mariti. Tu guardi vogliamo solo parlare da di questo? Ed è questo che fa esasperare la gente. Don Rigoldi, lei... Noi abbiamo visto che il nostro paese non è in grado di gestire questo numero nell'accoglienza. Io ricordo che per i vari processi, dalle operazioni in mare all'accoglienza nel nostro paese, noi spendiamo all'anno 5 miliardi di euro, che non vengono dall'Europa, sono soldi dei contribuenti di questo paese. Per chi entra attraverso un percorso illegale, possiamo dirle che il percorso è illegale o offendo qualcuno? Bene, okay. Allora possiamo altrettanto dire che se noi non tuteliamo la legalità, andiamo contro anche tutte quelle persone che vengono da altre parti del mondo. La legalità un'altra volta. Che vengono da altre parti del mondo e hanno seguito un percorso regolare nel nostro paese. Però nel non nostro... è un ci tengo a dire, non è una questione. Io non sopporto. Ci sta però, che. Però mi scusi ci sta che nel nostro paese non è più possibile mi scusi, arrivare ci legalmente. Sta, ci sta rispetto ai numeri che stiamo subendo, è ovvio. No, ma lei mi dice come si fa. Mi scusi, posso finire la frase? Dopo uno può contestare le nostre soluzioni, può contestare la posizione della Lega, però un attimo ho capito, dopo le rispondo. Posso dire però che non posso accettare che venga imputata alla Lega che noi distinguiamo rispetto al colore della pelle, perché lo reputo stupido, idiota e pericoloso. Io valuto rispetto alla condizione di azione del singolo individuo, che sia giallo, bianco, blu. Attualmente, glielo chiedo veramente in poche parole perché dobbiamo... Attualmente... Come fa uno straniero ad arrivare legalmente in Attualmente, Italia? Con i numeri che stanno arrivando in modo illegale, è ovvio che non si può aprire alcun tipo di percorso di flussi. Prima si ferma l'immigrazione illegale, poi si dice se l'Italia ha bisogno di immigrati, in che senso è illegale? Chi scappa dalla guerra o dalla fame è illegale? Ma sono il 6%. Lo sappiamo... I numeri li hai soltanto tu, il 6%. No, è il Ministero dell'Interno. È una pura fantasia, no? Lo stato anch'io è rifugiato al 6%. Tu hai parlato di 5 miliardi, il presidente dell'Inps dice che noi riceviamo dal lavoro degli stranieri 8 miliardi. Se ne spendiamo 5, ne guadagniamo comunque ancora 3 e poi sono gente che lavora qui, essendo giovane, la pensione la prenderà fra 20 anni. Stanno pagando le nostre pensioni. Però mi scusi, sta facendo un discorso estremamente razzista. Ma veramente perché hanno lo stesso colore della pelle, Cuba, non sa cosa. Io sto parlando di regolari che siano gialli o verdi. Gli 8 miliardi sono procurati dagli immigrati regolari. Una domandina. Scusa. Ma